In attesa che il Giappone fallisca, oggi parliamo di Toshiba. Questa azienda privata infatti è in crisi e il governo giapponese ovviamente è pronto a intervenire con fondi pubblici per evitare la vendita all'estero. Ecco, se il Giappone fosse stato parte per esempio dell'Unione Europea, questa ipotesi non sarebbe stata presa manco lontanamente in considerazione e Toshiba sarebbe passata in mano straniera. Sarebbe bastato un accenno, un piccolissimo accenno a questa possibilità e... L'interesse per il comparto elettronico giapponese è molto alto, tant'è che la situazione di crisi di Toshiba Memory ha fatto drizzare le antenne a colossi dell'elettronica cinesi, taiwanesi, coreani e americani. Ma in Giappone, sia sul fronte privato sia sul fronte pubblico, c'è la consapevolezza della necessità di mantenere in Giappone un settore ritenuto strategico per la sicurezza nazionale. E per questo, se ce ne fosse bisogno, il governo è pronto a intervenire. È chiaro come nel paese del sollevante viga un approccio leggermente diverso rispetto al nostro di oggi. Cioè, se il governo ritiene giusto un investimento, lo fa, senza badare al livello di debito pubblico, di deficit o altri parametri. Anche perché, mi chiedo, se non lo fa il governo, chi può farlo l'interesse di un paese? Un'azienda straniera? Tu che dici? E in Italia? Come sappiamo, nel nostro paese gli aiuti di Stato non sono ammessi dall'Unione Europea e ovviamente nel nostro paese, soprattutto dagli anni 90, l'azione dei vari governi è andata in senso contrario rispetto a quanto succede oggi a Tokyo. Peraltro ci sono stati politici di sinistra o sedicenti tali che si vantavano di aver privatizzato più di tutti, tipo lui. E privatizzazioni. Il paradosso italiano che è stato il centro-sinistra a smontare l'IRI, non la destra che si definisce liberale. E quindi non stupisce che le aziende pubbliche in settori strategici vendute all'estero siano state moltissime. Vediamo una rapida carrellata di settori o parti di settori venduti all'estero tra il 1992 e il 2000. Alimentari, Nestlé, Svizzera. Siderurgia, Ponta Musson, Francia, Krupp e altre aziende tedesche, Marzorati, Svizzera. Alluminio, Alcoa, Stati Uniti, Comalco, Austria, Glencore, Svizzera. Cemento e vetro, Pilkington, Regno Unito. Chimica e fibre, Toray, Giappone, RWE, Germania, Dow Chemical, Stati Uniti, Norsk Hydro, Norvegia. Meccanica impiantistica ed elettronica, Brown & Sharp, Stati Uniti, General Electric, Stati Uniti, Mannesmann, Germania, Marconi, Regno Unito, Wärtsilä, Finlandia, ABB, Svizzera. Per non contare importanti aziende italiane private che sono passate in mano straniera, soprattutto dall'inizio della crisi, e quelle poche ancora pubbliche che il governo vuol privatizzare per ridurre il debito pubblico. Il debito pubblico. Quindi, per concludere, non sto dicendo che l'approccio statalista a tutti i costi vada perseguito, ma neanche che vada perseguito l'approccio privatista a tutti i costi. Sarebbe sufficiente seguire un approccio di buon senso. Giappone docet.